Se non la sapete, la prima domanda ve la suggerisco io. Io spero che Maida, siate pronti. Corriere dello Sport. La sorprenderò perché le cose su Totti le lascio chiedere ad altri. Io ho un'altra curiosità invece, sulla condizione atletica della squadra. Sembra che da qualche partita a questa parte sia un po' in debito d'ossigeno, lo condivide o è soltanto un'impressione? Sì, è vero, io non parlerei di condizione fisica, la nostra squadra è una squadra un pochettino particolare, cioè ha bisogno, ad esempio, se noi andiamo a vedere quello che ha fatto nel secondo tempo, dal primo tempo, cioè stride un po', o perlomeno si potrei anche rispondere di no. E in parte è così, però è sempre una condizione che gli arriva dalla testa. La nostra squadra ha bisogno dell'entusiasmo, ha bisogno del calore, perché è una squadra di qualità, per riuscire a fornire il meglio delle proprie qualità, ha bisogno di quello che è successo dopo che è entrato Francesco da ultimo, che l'Olimpico ha partecipato con questo entusiasmo, con questo amore, con questo affetto, allora alla squadra riesce tutto. Se si gioca in un clima dove si attacca, si difende, però non c'è questa partecipazione, dove i ragazzi non si ritrovano molto, cambia tutto e si può andare a dir tutto come giusto quell'appunto che hai fatto. Io sono convinto che lunedì facciamo una buona partita e si rivede una Roma di un buon livello da un punto di vista anche di corsa. Stasera abbiamo trovato una squadra che sta particolarmente bene da un punto di vista fisico, che ha 4, 5, 6 giocatori che hanno una corsa fuori dal normale, perché il Torino ha 4, 5 giocatori di grandissima qualità e di grandissima corsa. Poi fanno le cose fatte bene. Noi abbiamo fatto delle scelte all'inizio che non hanno pagato, perché poi è quello lì. Io ho lasciato Keita davanti due attaccanti, perché loro fanno questo 2 contro 2 per fare filtro e per non fargli dare la palla in terra. Perotti non arrivava mai davanti perché non lasciava Gazzi libero per andare ad attaccare Glick, per cui ci hanno palleggiato e poi hanno messo la partita sotto l'aspetto che è più corretto per loro. Nel secondo tempo abbiamo cambiato, Perotti andava subito ad attaccare il centrale difensivo, si faceva un contromuomo, Seydou saliva sul mediano basso e loro rimanevano da soli con questi due attaccanti, invece hanno fatto una partita stratosferica. Mentre nel primo tempo con il filtro di Seydou lì davanti siamo stati in difficoltà, nel secondo tempo a campo aperto, uomo contro uomo, non hanno quasi mai sofferto, se non in quel momento dove poi abbiamo preso gol e abbiamo dovuto fare delle scorribande all'indietro qualche volta, perché poi si tentava di pressare, loro giocano un buon calcio e ci hanno messo in difficoltà. Buonasera mister. Vabbè, io la domanda su Totti la devo fare perché quei 4 minuti e mezzo si può dire che hanno salvato la Roma in questa serata. Nel primo tempo è stata un po' negativa, nel secondo tempo più positiva, però quei 4 minuti e mezzo sono stati fondamentali. Un'altra pillola però gliela voglio chiedere sul gol di Manolas. È sembrato che il giocatore, come se Ho volesse, finito. ho finito Gianni, ho La finito, seconda. su Manolas se andava verso di lei e invece poi è stato portato via. È sembrato come se volesse dimostrare qualcosa, a noi ci è sembrato dalla tribuna. Il gol di Francesco è un gol che fa un campione. 15 secondi. Ci ha messo 15 secondi. È andato là. È passato fra tutti i difensori del Torino che sono delle belve, si è andata a metterla sul secondo palo, deviazione, la chiusa, e quelle scelte lì le fanno chi ha qualcosa di telecomandato dentro, perché è una belva, è soltanto lui che le sa fare. Io speravo andasse là perché c'era da battere una punizione, ho detto, poi però quando è entrato lui e sta partecipazione, poi ha fatto subito gol, ho detto a questo punto la partita la vinciamo, perché lo stadio
ha subito questo entusiasmo subito, tutti, la squadra e via dicendo. L'ho messo un po' tardi perché avevo due o tre situazioni mezze e mezze, però fino a che non si è preso il 2-1 la squadra aveva reagito bene, aveva fatto delle cose, nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita. Su Manolas non ho capito, ce l'aveva con me anche lui? Mi voleva... sembrato vedere un Manolas come arrabbiato verso qualcuno, verso la panchina, può essere un'impressione. Ma può darsi qualcuno, lui si abbia fatto così perché è rientrato, aveva fatto quel rigore all'inizio e che si siano parlati. Mi sembra di non entrarci niente questa volta, ma se si trova qualcosa, sono lì. Aspri. Mister, sono qui. Sì. Volevo chiederle, spero di non metterla in difficoltà, ma sul tema Totti ci devo tornare pure io. Le volevo chiedere quanto le... No, no, ci si può tornare tutti, io prima volevo suggerire la domanda, era lui. No, ci mancherebbe. Anche ieri in conferenza si è parlato 15 domande, sì, 10, tanto. 11 su di lui, per cui ho sempre risposto, potevo fare anche diversamente. Certo, le faccio anche la mia allora. Quanto, mister, l'evidenza dei fatti potrebbe oggi vincere oggi? Dopo quello che è successo sulle regole, sulla disciplina, sull'età avanzata di Francesco Totti, e chiederle, spingerla a chiedere a Totti di restare ancora un anno e a Pallotta di avallare questa scelta. Cioè, può essere questa la svolta in lei di cambiare un po' rotta, fermo restando che l'utilizzerà come vuole lei, per l'età che vuole, per l'età che ha, per i minutaggi che vuole lei. È cambiato qualcosa in quest'ottica? Grazie. È cambiato molto per la nostra classifica e per i nostri obiettivi di quest'anno, perché questa è una vittoria fondamentale dove lui ha messo del suo, insieme alla squadra, secondo me, ma dove lui ha messo del suo. Si possono riprendere tutte le mie interviste, si può andare a riparlare, a riguardare tutto quello che ho detto. Io, quando ho incontrato Francesco, gli ho detto quello che era la mia idea, quello che era il mio pensiero, e poi in tutto quello detto c'è anche lì c'è il fatto che io gli do una mano a fare quello che lui vuole fare. Se lui ha un comportamento corretto dentro la squadra, come ha sempre avuto, che stimola poi o che dà un sostegno, una spinta, che mette a disposizione la risorsa quale è lui per la squadra e per i nostri risultati, io quando arrivo in fondo faccio quello che lui vuol fare. Io voglio vederlo felice, io non voglio andare ad essere quello che ha tolto qualcosa a Francesco. Però è un problema, perché poi quando ma questo, ma quest'altro, tu rispondi facendo questo lavoro e avendo questo ruolo qui e sembra che tu sia contro, perché viene fuori quello. Però quando ho bisogno io lo uso, come ho fatto stasera, come ho fatto l'ultima partita, e quando fa gol è quello che spero che faccia, perché voglio vincere e voglio arrivare in Champions, perché il nostro obiettivo è questo. Per cui se lui ora, quando si arriva in fondo, come ho sempre detto a lui, dice io voglio ancora fare il calciatore, e come la pensi? Io vado dal presidente e sto con Francesco, non ci sono problemi. Come ho sempre detto, perché si possono risentire tutti. Siamo quasi sullo stesso argomento, però è sul gioco e le giocate. E la Roma è una buona squadra che lei molto spesso sa far giocare bene, però alle volte il gioco non basta per avere la meglio sugli avversari, e lì ci vogliono le giocate. Ecco, l'unico difetto che le trovo personalmente è che aspetta un po' troppo ad affidarsi alle giocate. Lei è un amante del gioco. No, no, questo è giusto. Su quanto l'ho usato stasera, l'ho usato sicuramente poco, però c'avevo delle motivazioni, perché guarda, gli faccio una confidenza, l'ho detto anche in televisione stasera, quando la squadra era a scaldarsi io sto dentro lo spogliatoio, naturalmente con quelli poco contenti che non scelgo, perché lì è un recinto difficile in quel momento lì, perché sono quelli che tu hai fatto sta fuori. Francesca era sul lettino massaggio, io sono passato per andare da un magazziniere, che me le faccio le caviglie o no? Secondo me tu fa bene a facciatele, gli ho detto, perché poi l'intenzione era quella, io sapevo stasera era una partita
un po' difficile per noi, perché ho guardato l'ultimo che ha giocato il Torino e se l'è andata a vedere, squadra che sta bene fisicamente, ha passato un momento di difficoltà, ma ora è proprio nel meglio, ha ritrovato entusiasmo, ha ritrovato. Noi invece dagli ultimi due pareggi, tutti questi discorsi che sono successi questi giorni qui, alla nostra squadra, la nostra squadra non ha il carattere per sostenere una situazione di questo genere, perlomeno non si trova a proprio agio la nostra squadra in una situazione di questo genere. La nostra squadra si trova bene nella mezz'ora finale della partita, dove il pubblico partecipa. Noi abbiamo bisogno del pubblico, noi ci vuole la curva piena, ci vuole. Allora ve la faccio vedere la Roma. Se noi si avesse lo stadio pieno, vi faccio vedere la Roma. Poi con Francesco in campo raddoppia, sono due stadi, non due curve sud, in tutto doppio da un punto di vista dell'entusiasmo e della partecipazione. Facciamo l'ultima, certo. Buonasera. Questo è proprio un limite, cioè abbiamo bisogno del pubblico, dello stadio pieno, a altissimi livelli, questo non fa la differenza, la Juve vince comunque. E se fai... Senso pubblico. Dimmi Gianni? No, ha brontolato me, ma mi sembra di averne vinte diverse di partite. Ci sembra di averne vinte diverse di partite. Cioè? Tu sei venuto qua a lavorare. Cioè, come sono venuto per il primo posto? Io sono arrivato che ero a... Mi sembra di essere stato a 5 punti dall'Inter, 5 o 6 punti dalla Fiorentina. Tu hai detto per costruire una squadra che deve partecipare sempre alla Champions, deve lottare per il massimo sempre. Sì. E lotta adesso per il terzo, secondo posto. Ma va bene, ma per quello che abbiamo... andando a valutare da dove siamo partiti, secondo me è un buon risultato. Cioè, ribaltare 12 punti a una squadra come l'Inter... Mi sembra, non mi vorrei sbagliare, ma senza citare l'Inter, mi sembra un buon risultato abbiamo fatto questi ragazzi. Non lo dia a me, io questo lo do ai giocatori perché sono loro che se lo meritano. Però l'Inter è una grande squadra, è al nostro livello, per cui per il momento è questo. Poi è chiaro che se si guarda di futuro è di ripartecipare alla Champions e di essere più vicino a chi vince il campionato. Sicuramente come idea a provare a fare una squadra che abbia poi un confronto di livello contro qualsiasi avversario, però per quanto riguarda quest'anno questi ragazzi hanno fatto delle cose eccezionali e se si arriva qui siamo dentro la competizione, insomma, che ci dà onore, insomma, ecco. Scusami, su questo sì. Sono d'accordissimo. No? Quando tu dici però abbiamo bisogno di questo, del pubblico, dell'ambiente, del calore, ci sono squadre, fermo restando il grande rendimento tuo quest'anno qui, e che prescindono alcune volte da questo, hai capito? Cioè sì, bisogno, hanno una cultura in questo senso diversa. Ma io le dicevo questo perché io ora ho conosciuto un po' i miei calciatori. I miei calciatori hanno bisogno... per esprimersi al meglio del supporto, perché se si incomincia, se non è una squadra che ha un carattere fortissimo, capito? Che ha una personalità fortissima. Sono dei giocatori che hanno delle grandissime qualità che però quando hanno il sostegno, hanno l'autostima, hanno l'affetto intorno, allora riescono a fare un dipinto bellissimo.